collaborazione con Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Paganella Ski, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Funivie Folgari da Emma Rilleva. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Omoboni, seconda parte di Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo, puntata questa, tutta dedicata all'Epi Ski Tour, il tour europeo di sci alpinismo. Le prime due gare, Davos in Svizzera e la Val d'Aosta, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate di Sportador.tv, puntata questa, tutta dedicata alla terza prova a Trento, sul Monte Bondone. Nella prima parte abbiamo visto la gara in notturna, ora spazio all'ultima. Ultima prova qui alle Viote del Monte Bondone, partenza ad inseguimento, cioè il famoso stile Gundersen, cioè col distacco della prova precedente. Un grande evento, questo Epi Ski Tour, che sta diventando un tour europeo, un po' come la Coppa di sci alpino, come il Tour de Ski, lo sci di fondo, ora spazio anche lo sci alpinismo, che sembra che diventi sport olimpico nel 2026 durante le Olimpiadi di Milano e Cortina, dove l'Italia può portare degli sport nuovi e sicuramente lo sci alpinismo è uno di questi, grazie alla forza che ha l'Italia in questo settore e soprattutto grazie alla forza organizzatrice di Kurt Arrate, che è la mente di questo circuito europeo Epi Ski Tour. Ma vediamo il resoconto completo dell'ultima prova qui dalle Viote del Monte Bondone. Partenza della gara del sabato è stata ad inseguimento in base ai risultati della prova del venerdì sera. È stata una gara pursuit suddivisa fra le cime del Bondone e le piste del centrofondo Viote, con i vantaggi di partenza stabiliti sulla base dei risultati ottenuti durante la notturna di venerdì sera. Il percorso vedeva la partenza e arrivo al centrofondo Viote con un dislivello di 1535 metri distribuito su una lunghezza di 18 km 300 metri. La prima salita da affrontare è stata quella del Palon, 2056 metri, per scendere nuovamente al centrofondo Viote e dopo un rapido passaggio sulle piste con il gruppo del Brenta a fare da sfondo, risalire nuovamente sino a Cima Rosta dopo un breve tratto a piedi, altra salita sulla cresta del Cornetto a cui seguiva un nuovo passaggio dalla località Viote per poi tornare sul Palon e dopo un ultimo cambio di pelli conquistare il traguardo. Michele Boscacci è partito subito davanti nella pursuit del sabato, forte di un vantaggio di 7 secondi su Alex Oberbacke e di 33 su Erma e 34 su Magnini. Il vantaggio di Boscacci è andato mano a mano esaurendosi sul primo canalone, costretto ad inventarsi le tracce coperte dal vento. In vetta al primo passaggio del Palon, Boscacci aveva Magnini alle calcagne e il trentino al primo passaggio a Viote era già davanti. I due poi hanno duellato a lungo, ma Magnini è stato più lesto. Boscacci ha subito anche l'attacco dell'austriaco Herrmann e ha così chiuso al terzo posto nella combinata delle due giornate. Femminile, pronostico rispettato qui nella quarta prova dell'Epi Ski Tour dalle Viote del Monte Bondone, giornata di sole, tanto vento ma spettacolo garantito. Parte prima e vince Alba De Silvestro in 1:56:15, seconda la Valterinese Giulia Murada, terza la
Camuna, Corinna Ghirardi. Quarta Giulia Compagnoni in campo maschile, ribaltato il risultato di ieri sera. È partito primo Michele Boscacci, ma il giovane Solandro Davide Magnini vince in ora 34:58. Secondo è arrivato l'austriaco Jerma, terzo Boscacci, quarto il campione del mondo Robert Antonioli. E andiamo a sentire le interviste di Rita e i protagonisti dell'Happy Ski Tour. Oggi ho provato a partire un pochettino forte, a vedere se riuscivo a guadagnare un pochettino di margine, visto che sì, sono partita per prima, però 3 o 4 secondi non sono così tanti da poter gestire una gara tranquillamente. Ho provato a forzare subito un attimo, penso di avere più o meno guadagnato 20-30 secondi in cima alla prima salita e poi più o meno ho tenuto quel distacco sulla gara, forse verso la fine ho guadagnato ancora qualcosina. Quest'anno diciamo che gli va una nota di merito in più, visto che è una delle poche gare che si è messa in piedi, si è messa in gioco con delle restrizioni, però ce l'ha fatta, quindi sicuramente è una grande nota positiva. L'organizzazione, il dopo gara, i video, le immagini sono sempre fantastiche. Sono contenta, era difficile tenere Alba anche se partivamo più o meno assieme, però alla fine ho fatto una bella gara, stavo bene anche oggi, il percorso mi è piaciuto, quindi tutto a posto. Oggi giornata bellissima all'Epic, sono molto contenta del mio terzo posto, anche perché davanti c'erano comunque delle fuoriclasse. Ho battagliato parecchio con Giulia Compagnoni, sono contentissima, sono riuscita a averla meglio. Che dire, sono strafelice. Epic Ski Tour ha organizzato la gara benissimo, questo format è sicuramente il top, è adatto a tutti sia ieri sera che stasera, e quindi complimenti all'Epic Ski Tour. Io in partenza ero quarto all'inseguimento, sono partito subito molto deciso, poi vabbè, complimenti agli organizzatori, va detto che sono stati bravi a fare gli sforzi nonostante le varie problematiche ad organizzare questo evento. So che non è stato facile per il problema del coronavirus e sono stati bravi a fare tutto come dal decreto legge. Sono partito forte, stavo bene, Davide mi ha preso, voglio solo fare un grosso complimento a chi ha deciso di fare questa gara nonostante il pericolo, perché hanno fatto veramente un gran lavoro, soprattutto per mantenere distanze e tutto quanto, e quindi devo dirgli che sono stati veramente bravi. Ciao a tutti! Fatto l'organizzatore di questa Epic Ski Tour, Kurt Arrater, che sentiamo ai nostri microfoni. L'Epic Ski Tour Trento Monte Mondone si è concluso con veramente un grandissimo evento, una bellissima gara. Ieri sera una notturna strepitosa, oggi con un tempo mozzafiato, con un percorso veramente molto molto bello. Abbiamo anche dei tracciati fantastici qua in queste zone. Cosa dire? Abbiamo fatto l'evento, ci siamo mantenuti alle regole, abbiamo creduto fino alla fine di questo progetto e grazie anche a chi mi ha dato una mano per realizzare questo evento. Prossimo progetto per l'Epic Ski Tour, la Pro Winter dal 21 al 23 di aprile, e vi aspetto tutti lì, non dico in partenza, ma al nostro stand per divertirci e bere un bicchiere insieme.
Peschi Tour, esporre agonismo, ma è anche promozione turistica. Avete visto nelle scorse puntate le bellezze della Svizzera, di Davos e della Val d'Aosta. Ora spazio alle bellezze del Trentino, di Trento e del Monte Bondone. Ne parliamo con il consigliere comunale di Trento, Andrea Merler. L'Epic per noi è una grande opportunità per valorizzare quello che è il nostro contesto naturalistico straordinario. Montagna, sport, stare assieme, aria pura, questo è il brand, questo è il marketing di Trento e tutto il Trentino. Quindi manifestazioni come queste devono far avvicinare sempre più persone a questo sport e sempre più turisti al Trentino. Grande successo all'Epic Ski Tour e anche la manifestazione For All, per tutti, lo sci alpinismo per tutti, è una specie di gara all'interno della competizione, aperto a tutti, a chi vuole avvicinarsi a questa disciplina che diventerà sport olimpico nel 2026, almeno così noi ci speriamo e ci sperano anche chi ama questo sport. In questa For All tanti protagonisti anche dell'economia trentina e italiana: Lorenzo Della Dio, il patron della sportiva, Marco Fericetti di Fiemme, poi Davide, il gestore di Angels & Workers qui del Trentino, e tanti appassionati che abbiamo raccolto le loro interviste all'arrivo di questa manifestazione Epic For All. Anche quest'anno, dopo il terzo anno, bellissimo panorama, per fortuna è arrivata la neve, un po' di vento, ma bellissimo, ci siamo divertiti ritrovando degli amici e guardando i grandi atleti. Quelli che non si allenano, il fisico c'è ancora, dai, almeno in arrabbiceri l'abbiamo il fisico. Comunque non si allenano più, non hanno più il tempo, però queste cose qua vanno fatte sicuramente. Bella, bella, peccato un po' di vento in cima, però la giornata bellissima, tanta neve, e bella, bella. Forzeremo perché diventi sport olimpico e penso che lo diventerà. Lo alpinismo per tutti, fatica per tutti, soprattutto per noi, over 50, tanta fatica ma tanta soddisfazione. For all, forever, forever, veramente per tutti, con calma, guardando le montagne, ammirando il panorama, gustandosi questa bellissima giornata, respirando l'aria pura del Trentino. Facciamo il bicchiere, facciamo cin cin, beviam, beviam, beviam. Tutto il mondo fa cin cin, sollevando il bicchiere di vin, cin cin. Aspetto in fiera Piovinter dal 21 al 23 di aprile e dopo l'anno prossimo sulla Epic Sea Tour 2021. Premiazione finale qui nella bellissima Viotte del Monte Bondone, questa piana naturale, un paradiso turistico per gli amanti degli sport di fatica, sci di fondo e sci alpinismo, una grande scoperta di Kurt Arrate e dell'azienda per il turismo di Trento del Monte Bondone e di Trentino Marche. Noi ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza, sempre con sportdoor.tv, una multipiattaforma TV e web dedicata allo sport e al turismo. Grazie a Dolomiti TV per le riprese, lo speciale televisivo che abbiamo preparato, a Curtis Eve e a tutti gli amici che ci seguono sempre più numerosi nonostante il periodo molto difficile. Puntata questa, come avete visto, tutta dedicata alla quarta edizione dell'Epic Ski Tour, quattro tappe itineranti di sci alpinismo, dopo Davos, la Val d'Aosta, Trento, l'appuntamento, vi ricordo, dal 21 al 23 di aprile a Pro Winter, martedì e mercoledì sono giornate dedicate soprattutto agli amici dello sci alpinismo. Ci vediamo settimana prossima. Prossima
stessa ora, stessa frequenza, potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive. Consultate il sito sportdor.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali e alcune TV internazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive anche sul sito sportdor.tv, ora anche con i vostri digital device, telefonino, personal computer, sull'applicazione sportdor.tv, sulle smart TV di ultima generazione e su tutti i più importanti social media, Dailymotion, YouTube e Facebook. Ciao, arrivederci alla prossima occasione. Da Floriano Moboni. I'm Bodie Miller, a World Cup ski racer. This area of Trentino is very special from the family relationships, the food, the nature, the mountains. They all come together in a very special combination. Here in Trentino, I really enjoy the experience of the mountains. Adamello Ski Ride, sabato 10 aprile 2021. Ski area Campiglio Dolomiti di Brenta, 150 km di piste nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Samice, fatti di sport. Road to Fiemme 2026. È arrivato l'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Skirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile, ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Skirama Dolomiti ti aspettano. In collaborazione con Skirama Dolomiti ad Amello Brenta, Ponte di Legno, Tonale, Val di Fiemme, Peio.